grazie Concetti, grazie per l'invito. Sono stata chiamata in causa prima dal Presidente Pellizzari perché recentemente a Rimini mi sono occupata anche di more di gelso, però qui io diciamo sono più in veste di amministratore di una startup innovativa che si occupa di social media e di inbound marketing. Ed ecco perché vi presento la mia pagina, cioè io ho una pagina Facebook. Questa pagina Facebook però ha come argomento la seta in tutti i suoi aspetti, dal bacco da seta fino all'abito. La pagina è questa e il titolo, diciamo, del mio intervento è questa pagina Facebook come osservatorio di interesse. Concetti ha creato hanno creato questo OBA, quindi questo osservatorio bacologico ascolano qui recentemente. Gli osservatori bacologici erano proprio dei luoghi nei quali si osservava come andava l'allevamento in determinate località, quindi le produzioni, come andavano, come andava il gelso, quindi come andava appunto la foglia che doveva essere poi data al bacco da seta, insomma erano dei luoghi di osservazione. Io ho spostato, diciamo, l'attenzione su questa pagina. Perché? Perché è una pagina che ho creato da soli 2 anni. E in questi 2 anni ho potuto comunque riscontrare moltissimo interesse su tutto questo, su tutti questi aspetti. Quindi l'idea era proprio quella di presentarvi alcuni casi. La pagina attualmente ha, la vedrete, 2793 like, si dice, no? Quindi dimostrazioni di interesse, e grazie a questa pagina io ho potuto mettermi in contatto con musei italiani e stranieri. I post che io faccio spesso sono condivisi, lo potrete poi vedere, poi vi faccio vedere alcuni casi, da il Museo della Seta di Como, che è stato citato prima, dal Museo Virtuale della Seta di Catanzaro, quindi da nord a sud vari musei sono interessati agli argomenti che propongo, ma non solo perché li propongo io, ma perché sono argomenti che interessano. In particolare io sono una storica, sono un'archeologa, mi occupo di ricerca d'archivio, e quindi è chiaro che ciò che io cerco di comunicare sono contenuti prevalentemente storici, ma anche cerco di dare informazioni su ciò che si sta attualmente svolgendo, sui progetti che si stanno svolgendo nel territorio nazionale e anche all'estero. Per esempio, ho dato notizia qualche giorno fa della, cioè, naturalmente poi entriamo nel merito di Ascoli, perché è questo l'argomento, però ho dato notizia del progetto di Seri Innovation, vale a dire del centro bacologico di Padova, che per la giornata dei ricercatori ha proposto proprio questo progetto che si chiama Seri Innovation per il Veneto, che Pellizzari conosce molto bene, perché appunto è un progetto del centro bacologico di Padova. Naturalmente vi mostro invece quelli che sono alcuni post, così si chiamano appunto queste comunicazioni, questi mini articoli che si fanno nelle pagine Facebook, per chi non è avvezzo, diciamo, a questi strumenti. Naturalmente partendo dall'evento di questa giornata, perché la prima cosa che ho fatto nel momento in cui abbiamo avuto un programma è stato quello di lanciare quello che si chiama in gergo evento. Voi qui vedete, vorrei, riuscite a vedere, sì, vorrei lanciarlo
senza fare confusione, ma il tecnico dal basso, non dal c'è basso. Più, prima non è andata molto bene questa operazione, spero che funzioni, ma prima non era andata bene. Riuscite a vedere? Sì, forse sì. Quindi diamo dei numeri. Voi vedete che ci sono le persone raggiunte. Nel giro di una quindicina di giorni le persone raggiunte da questa mia pagina, che comunque è seguita da quello che vi ho detto, sono state 4.365 con 71 risposte positive rispetto a questo evento di oggi. Naturalmente il mio bacino è un bacino piuttosto ampio, nazionale e anche internazionale. Rispondono anche, per esempio, moltissime persone dalla Spagna. Sapete che la Spagna è una nazione che ha una lunga tradizione di bachicoltura, quindi, e ci sono musei della Sinta importanti, quindi è chiaro che là c'è un interesse particolare per questi argomenti, però è anche vero che sono spagnoli, sono di lingua spagnola, quindi queste cose potrebbero essere per loro difficili da comprendere. In realtà c'è sempre una risposta molto interessante. L'evento quindi ha avuto, diciamo così, un discreto successo. La cosa che però mi ha sempre un po' stupito e ci stupisce, nel senso anche altri persone che sono interessate, per esempio direttori di musei, in particolare parlo di un amico che è direttore del Museo della Seta di Soncino, quindi vicino a Cremona, c'è un Museo della Seta, ed è un Museo della Seta molto importante, perché non perché sia più importante di tanti altri, ma perché è molto particolare. È un museo che si dedica esclusivamente a una collezione dedicata esclusivamente agli istituti bacologici, quindi ha più materiale storico forse di voi, nel senso che per esempio su Ascoli Piceno questo collezionista che ha messo in piedi questo museo ha tantissimo materiale, perché ovviamente siccome qui c'erano tantissimi istituti bacologici lui ha raccolto moltissimo materiale. Quindi questo è un museo unico in Italia tra i tanti musei che ci sono sulla Seta, perché se voi andate a guardare ce ne sono veramente molti, però questo è appunto unico nel suo genere perché si dedica esclusivamente agli istituti bacologici e a tutto ciò che riguarda gli istituti bacologici. Quindi con questo amico del museo, appunto direttore del museo di Soncino, spesso ci siamo detti: come mai ad Ascoli Piceno, quando noi, anche lui, fa dei post con materiale relativo a questi istituti bacologici, che come si diceva prima sono stati la gloria di questa città, perché prima l'avvocato diceva cosa avevamo? Avevamo due, il travertino, si diceva, e questo, quindi la gloria di questa città e di questo territorio, ci stupiamo perché poi alla fine l'interesse è scarso. Non solo, ma c'è quasi una forma di rifiuto, come un volersi dimenticare di un passato, e quindi ci siamo anche un po' chiesti, chissà, magari il lavoro era così faticoso di queste donne che non hanno piacere di ricordarsene, quindi comunque questo interesse è un po' scemato nel tempo, però insomma è stato veramente importante per questa città, quindi ci siamo un po' fatti delle domande. E quindi in vista di questo appuntamento io ho fatto alcuni post proprio specifici su Ascoli, come quello che vedete qui. Questo perché lo considero piuttosto importante? Lo considero importante da un punto di vista proprio storico, e poi vi faccio capire perché poi come è stato commentato, come è stato, che interesse ha suscitato. Allora, in questo post voi vedete che c'è la copertina praticamente di un bollettino della Regia Stazione Sperimentale di Gensicoltura e Bachicoltura di Ascoli Piceno. Quindi è un bollettino che veniva stampato qui e che dava notizie, siamo negli anni 30, di ciò che accadeva qui nella Regia Stazione Sperimentale. Allora, cos'è accaduto? È accaduto che nel 1913 Mari, Erasmo Mari di cui si parlava prima, cosa fa? Muore.
E quindi la sua istituzione, il suo istituto bacologico, uno dei più importanti, non l'unico, ma uno dei più importanti di Ascoli Piceno, cosa fa? Viene acquisito dal governo, e il governo che cosa ne fa? Ne fa una regia stazione di gelsicoltura e di bacchicoltura di Ascoli Piceno, tenendo presente che a quell'epoca l'unica altra era a Padova, dove c'era già dall'Ottocento questa importantissima istituzione. Quindi in tutta Italia le uniche due registrazioni sono a Padova e sono ad Ascoli Piceno. Quindi io faccio questo post, dove peraltro dico anche chi era il suo direttore. Questo direttore si chiamava Enrico Quaiat, e dico anche che questo signor Quaiat per l'epoca successiva cerca veramente di accrescere il più possibile questa regia stazione. Purtroppo lui ha dei problemi e quindi non ce la fa a fare quello che si era prefisso di fare, e quindi comunque non riesce a far diventare ancora più importante di quanto non lo fosse questa stazione, ma di fatto c'era ed esisteva. Nel periodo tra il 22 e il 29 vengono trasformate queste regie stazioni in regie stazioni sperimentali, e sono solamente appunto due, continuano ad essere solamente due, quella di Padova e quella di Ascoli. Quindi per dire come questa storia a me sembrava veramente molto interessante. Se io sono riminese, quindi se a me avessero detto: guarda Rimini, succede questo, io avrei messo mi piace, lobo, non so che cosa, wow, eccetera eccetera. E in realtà appunto ho avuto molti consensi, perché vedete che ci sono, non riesco a vedere se sono 42 like in tutto. Poi naturalmente, siccome io faccio un determinato lavoro, condivido eccetera, io condivido i miei post in due vostri gruppi, che sono Ascoli Città di Travertino e Ascoli Fascino Secolare, che sono i due gruppi ai quali io comunque partecipo con la mia post, con la mia pagina, e ogni tanto appunto li condivido. Devo dire che, come dire, il sentiment, l'interesse per queste cose è stato abbastanza tiepido, nel senso che qui vedete le condivisioni nei due gruppi, 9, 10, 4 like. Quindi, come dire, sono rimasta un po' della mia stessa idea che questi argomenti non interessino molto alla città. Forse questi gruppi sono molto più interessati alle bellezze architettoniche della città, perché mi è parso di capire che chi, e sono tante le persone che fanno parte di questi gruppi, sono interessate allo scorcio, al palazzo, alle vie, insomma alla città, più dal punto di vista architettonico che non dal punto di vista storico. Però appunto mi ha un pochino questa cosa sorpreso, ecco, e mi ha continuato appunto a sorprendere come all'inizio. Allora ho fatto un altro esperimento, perché i social media, se uno li vuole gestire in un certo modo, devono essere anche un momento di sperimentazione, perché non c'è niente di, cioè ci sono delle linee generali che si devono seguire, ma si deve anche fare sperimentazione per capire appunto il pubblico, le persone, che cosa piace alle persone, no? E quindi ho postato quest'altra immagine. Questa è una cartolina, a mio parere molto interessante, perché è di un altro istituto bacologico ascolano, che era quello dei Ferri, dei fratelli Ferri, e io naturalmente, come faccio sempre, ricostruisco per quanto possibile, per quanto so, la storia del documento che io presento, perché a me interessa e credo che interessi anche alle persone. In questo caso, diciamo, questa cartolina per me era molto importante, perché era indirizzata ad una persona del mio territorio, vale a dire di San Mauro di Romagna. Come vi dicevo, io sono di Rimini, faccio ricerche prevalentemente nel territorio della provincia di Rimini,
Ultimamente avevo lavorato su un archivio importante che è quello di Villa Torlonia, per essere diciamo brevi, stiamo parlando del luogo dove ha abitato per molto tempo Giovanni Pascoli, non stiamo parlando di persone sconosciute, ma in particolare questo signore che è citato in questo documento, che si chiama Luigi Pinalcioni, ha abitato per molto tempo nella casa di Giovanni Pascoli a San Mauro Pascoli, che si chiama appunto così perché è la città natale di Giovanni Pascoli. Quindi non stiamo parlando di persone qualunque, stiamo parlando di persone note in tutto il mondo. E quindi a quel punto io trovo su internet questa cartolina, do come sempre si deve fare la fonte di questo mio ritrovamento, nel senso che le immagini non si devono rubare, ma le immagini si possono utilizzare, si può fare la storia, ma si devono sempre citare le fonti. Quindi io alla fine del mio ricostruzione storica, dove dico che questi signori fratelli Fermi avevano fornito Semebachi questo signor Luigi Bilancioni, che appunto gestiva in quel momento la tenuta Torlonia, o comunque aveva un grosso allevamento a Villa Torlonia. Adesso devo ancora capire qual era il vero rapporto, però prima o poi insomma ci arriverò. Alla fine appunto faccio il mio post. Il mio post ha un discreto successo, anche questo. E poi naturalmente lo comincio un po' a condividere nei soliti gruppi. Questo naturalmente attira la curiosità degli Ascoli, della città, e in particolare attira la curiosità del proprietario di questa cartolina, il quale, avendo visto che io comunque l'avevo in qualche modo coinvolto in questa vicenda, che è questo signor Augusto Agostini, mi ringrazia e dice: grazie per aver citato la mia cartolina, guarda, la cartolina è mia. Al che io, ovviamente, non essendo un collezionista, non essendo uno storico, dico: gran signore, mi può anche dire che cosa c'è scritto dietro la cartolina? Perché la cartolina è tanto bella, ma siccome a me interessa sapere la storia, se mi dice anche che cosa c'è scritto dietro. A quel punto il signore, molto gentile, inizia con me un dialogo su appunto questa cartolina, quindi fornisce a me e a tutte le altre persone che ovviamente erano interessate agli argomenti tutta una serie di immagini di non solo questa cartolina, ma tante altre relative ad altri istituti bacologici di Ascoli. Quindi inizia, in termini si chiamerebbe engagement, cioè c'è un coinvolgimento di tutte le varie persone all'interno appunto del social, che dimostra appunto un interesse non solo da parte di noi due che eravamo direttamente coinvolti, ma anche di tutte le altre persone. Quindi in qualche modo si è innescato un certo meccanismo. E qui vedete che ad un certo punto io che cosa ho fatto? Ho naturalmente coinvolto anche l'amico del museo di Soncino, perché sapendo io che lui ha tutto questo materiale di Ascoli, ho anche detto: bene, amico direttore, hai dell'altro materiale tu come questo? E lui naturalmente ha detto: sì, io ne ho molto altro. E quindi a quel punto è stato mostrato ed è stato poi commentato anche tutto il resto del materiale di questo nostro corrispondente di questo museo, e a quel punto si sono date nuove interessanti informazioni sia per i collezionisti che per gli storici, che per semplicemente chi ad Ascoli aveva qualche interesse per questi argomenti. Ad un certo punto vedete che la cosa è talmente poi piaciuta che il collezionista non solo si è limitato a dire, il collezionista scolano non solo si è limitato a dire: guarda che belle cose che io ho, che bei documenti ho, ma ha mostrato anche una scatola, che è questo pezzo che avete qui in alto, che vedete qui in alto, dove si vede appunto questa scatola, che è una bellissima scatola, ce ne sono diverse, che venivano fatte per i clienti
degli istituti bacologici, all'interno venivano messi dei bonbon, venivano messi dei dolcetti ed erano promozionali dell'istituzione, perché sopra c'era addirittura l'immagine dell'istituto bacologico, c'era ovviamente la pubblicità, cioè erano dei regali, diciamo, che venivano fatti proprio per promuovere non solo in Italia ma anche all'estero, perché appunto gli istituti bacologici ascolani arrivavano con il loro prodotto ovunque. E quindi e partecipavano spesso anche alle esposizioni internazionali, quindi erano veramente di altissimo livello. Queste scatole appunto servivano come dono promozionale, come si fa ancora oggi. Fra gli altri post che io ho mostrato c'è anche questo che per me è molto, secondo me è molto interessante, perché è una fotografia che io ho fatto quando sono stata proprio al centro di Brecciarolo, di cui parlavamo prima, concetto è uscito un attimo, ma c'è questo centro dove appunto dagli anni 80 c'è stato il primo allevamento, la ripresa quindi dell'allevamento di Bacco da Seta qui ad Ascoli, ed è un campionario sempre dei Ferri, quindi di Tommaso Ferri, che loro conservano per farlo vedere alle scolaresche, perché loro fanno attività didattica, quindi fanno vedere alle scolaresche l'allevamento del Bacco da Seta in tutte le loro fasi, e poi ad un certo punto loro hanno questa scatola con all'interno il giallo d'Ascoli, con all'interno questi bozzoli che fanno vedere, che serve appunto per far vedere il bozzolo, le fasi finali ai ragazzi. E quindi anche questo è stato appunto oggetto di un post che appunto mi sembrava piuttosto interessante. Questo ha avuto in effetti un gran successo, perché mi sembra che siamo 98, se non leggo male, i like che sono stati fatti. Anche questo condiviso con un pochino più di successo, ma mai, diciamo, quell'entusiasmo che trovo io quando magari condivido in altri gruppi. Per farvi capire, quando naturalmente io metto un vestito di seta in un gruppo di storia della moda, naturalmente nel giro di poco tempo io ho 100-200 like, insomma. Qui in questo caso, pur condividendo la storia di una città, non appunto riscontro tutto questo interesse. E questo è una curiosità, nel senso che appunto ancora, forse magari qualcuno di voi poi mi dirà, c'è un motivo ben preciso, è una curiosità che ho, che abbiamo, perché appunto sarebbe, insomma, interessante sapere, perché magari su questi argomenti di storia c'è meno interesse che non su altri, di cui sicuramente c'è un maggiore interesse. Vedo un signore che scuote la testa, dopo chiederemo se ci dice perché. Quindi ecco, questo è un po' l'osservazioni che vengono fuori sul vostro territorio. Invece, per quanto riguarda un punto di vista più ampio e più generale, vi posso dire che la pagina riscuote enorme interesse, soprattutto su tutto ciò che riguarda l'allevamento, che siano vecchi strumenti che venivano utilizzati, quindi tutto un discorso di storia di varie località, perché io poi mi occupo un po' cerco di occuparmi, insomma, un po' di tutte le località d'Italia, del territorio, quindi che sia un discorso di storia, o che sia anche un discorso semplicemente di recupero di questi allevamenti oggi, quindi laddove, per esempio, io ho fatto un post su Montefiore dell'Aso, dove c'è un allevamento attualmente che utilizza vecchi strumenti, per esempio, oppure mi sono messa in contatto con un allevatore di Aquileia che aveva quest'anno perduto tutto
tutto il suo, la sua produzione, perché quest'anno dalle sue parti c'era stato, col caldo che c'è stato, hanno avuto dei grossissimi problemi, quindi mi ha scritto dicendomi dove posso trovare dei sembachi, perché oltretutto, e poi Luca Corelli lo sa bene, quest'anno a Padova non ce n'era più e l'avevano finito. Quindi ci siamo appunto messi in contatto e io gli ho indicato l'amico Corelli, che è allevatore da noi, nella nostra zona, che ha l'allevamento di acerbia, oppure altri allevatori che potevano avere semebachi. Quindi per dirvi come persone si rivolgono comunque a me, oppure mostrano interesse per tutto ciò che riguarda questi aspetti di allevamenti attuali e di storia. E di storia di tutto questo, di tutto questo settore. E quindi la mia testimonianza in 2 anni di gestione di questa pagina è di grande interesse. Ed è uno dei motivi per cui io continuo a fare ricerca su questi fronti. Io ho già scritto una pubblicazione a Rimini e continuo a produrre articoli, naturalmente di argomento storico, che riguardano appunto la storia del territorio, proprio per comunque riportare in luce tanti aspetti che non sono noti, di territori che hanno un'antica tradizione di allevamento del bacco da seta, di mercati serici in quasi tutte le città delle nostre regioni. Quindi credo, ed era una risorsa. Non è questo l'ambito dove, insomma, fare un discorso di storia approfondito, però posso dirvi che per esempio Rimini la conoscete tutti, credo che tutti la conosciate per alberghi, mare e ombrelloni. In realtà, prima che ci fossero gli stabilimenti balneari, che nascono nel 1843, io ho scritto un libro anche su quelli, quindi sono abbastanza ferrata sull'argomento, c'era invece l'allevamento del bacco da seta, perché ovviamente c'erano delle campagne molto molto fertili che potevano offrire il gesso, le foglie di gesso, quindi l'allevamento era molto attivo, c'erano moltissime filande, c'erano moltissimi filatori. È una storia che io ho scritto dal 500 fino ai primi del 900 e che era assolutamente inedita. Così mi sto accorgendo piano piano che, a parte, diciamo, realtà molto molto note, già studiate, in realtà tante cose non sono conosciute e meritano invece di essere note, proprio perché anche i nostri giovani o chi ha bisogno di sapere nella propria città quali erano realtà importanti storiche, così le possa conoscere e siano di stimolo per riappropriarsi di una identità che è quella delle proprie città e dei propri territori. Quindi, come dire, non si sta rivalutando e riportando in auge un qualcosa di soli 50 anni, di soli 100 anni, in certi casi stiamo parlando di realtà di 500 di anni, quindi insomma vale forse la pena ricordare che c'è questa lunga, lunga storia del passato e ci può essere un futuro legato a queste tradizioni. Grazie.